Gianluca Falcomar, segretario dell'Associazione del Monte al Mare e anche ex consigliere comunale di Cinto. Querini accusa la lista Caomaggiore di sostenere l'operato del commissario, ma che posizione avete rispetto al commissario? Non abbiamo mai parlato. Per quanto riguarda il commissario è arrivato per un motivo semplicissimo. L'hanno ricordato anche i colleghi PDL di Querini, i suoi colleghi, sostanzialmente ha fallito. La giunta è caduta perché hanno fatto una guerra intestina, noi avevamo di fronte un'amministrazione allo sbando e pertanto abbiamo dovuto togliere le castagne dal fuoco a questa amministrazione ed è arrivato il commissario. Il commissario non è un nostro rappresentante, anzi noi siamo a favore solamente di un rappresentante politico, però è arrivato. Il commissario ha confermato i lavori pubblici, per esempio, previsti da Querini e per questo infatti sono stati previsti determinate addizionali. Si pagheranno più tasse, dice Querini, a parte che andranno riconfermati il prossimo anno perché non lo sappiamo sicuramente. Il prossimo anno si pagheranno più tasse per i lavori pubblici che ha deciso lui, semplicemente perché andremo fuori i patti di stabilità e pertanto bisogna alzare l'asticella della disponibilità finanziaria del nostro comune. Per quanto riguarda l'operato del commissario, dobbiamo riconoscere che in un mese effettivamente ha fatto molto di più di quanto Querini ha fatto in un anno. Ha sistemato la segreteria comunale, ha fatto tutta una serie di convenzioni che Querini lasciava là senza risolvere in maniera efficace e effettiva. Per quanto invece riguarda le nostre considerazioni, noi monitoriamo l'operato del commissario e per quanto riguarda la volontà dei cittadini cerchiamo di portargliela, perché non essendo un nostro rappresentante, non essendo legato a noi in nessuna maniera, noi abbiamo il compito e il dovere di portare il parere dei cittadini, le richieste dei cittadini al commissario, che poi lui valuterà se portare avanti o meno. Quindi il commissario, dobbiamo dare una mano al commissario per amministrare il meglio possibile il Cinto Caomaggiore. Bene, ringraziamo Gianluca Falcomar. Siamo con Paolo Fagotto, coordinatore del PDL a Cinto Caomaggiore ed ex consigliere comunale di maggioranza. Questione tesa quindi sul bilancio. Cosa replicate a chi dice che il bilancio che ha approvato il commissario non è lo stesso bilancio dell'ex sindaco Querini? Questa qua è veramente l'unica assurdità che riscontriamo nella minoranza, nell'ex minoranza che ci ha criticato. Se ben ricordano, al bilancio quella serata lì c'era anche il revisore dei conti, il quale doveva presentare. Proprio loro della minoranza non hanno voluto assolutamente che venisse presentato il bilancio. Quindi è assurdo, è ingiusto dire che il bilancio non era corretto e no, è ingiusto, è sbagliato dire che il bilancio, che il dottor Manno non ha condiviso il nostro bilancio, perché è stato accettato in toto. Chiaro che, come ha detto alcuni giorni fa l'ex sindaco Querini, il bilancio politico è leggermente diverso da un bilancio tecnico e di conseguenza i cittadini adesso dovranno pagare questi aumenti che l'assessore, il commissario ha voluto fare. Siamo preoccupati invece per alcuni lavori come via Udine, via Risorgimento, via Pacinotti, via Roma, via 4 Novembre, via Zamper, via Bando e la rotatoria di via Venezia, che noi avevamo programmato per questo autunno, e siamo preoccupati che questi lavori vengano più o meno fatti, insomma. Bene, ringraziamo Paolo Fagotto. Ci spostiamo un attimo a Cinto Caomaggiore. Come vuole rispondere alla questione che tiene tutti ormai pesi sulla questione del bilancio? Quindi chi dice che il bilancio approvato dal commissario non è lo stesso approvato da Querini? Insomma, come vuole commentare tutto questo? Che intanto a Cinto si devono mettere d'accordo. Perché mentre da una parte c'è la lista Caomaggiore che porta avanti i suoi valori, i suoi obiettivi con grande chiarezza e serenità, aprendo tra l'altro un laboratorio con la popolazione dove ciascuno potrà partecipare, da parte dell'ex maggioranza mi pare che ci sia un po' di confusione. Non si capisce chi fa cosa, c'è un PDL contro un altro PDL. Io sono abituato a ragionare così: prima di dare suggerimenti e fare la morale agli altri, forse è meglio mettersi d'accordo a casa propria.